Buongiorno belli, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi siamo fine mese e mi sono finiti tutti i prodotti per i capelli. Come vedete i miei capelli sono strasecchi. Ieri sera ho usato l'olio di ricino perché mi aiuta per la ricrescita dei capelli, perché comunque col cambio della stagione cadono tanto i capelli, quindi io vi consiglio sempre, se volete che vi crescono i capelli belli, forti, folti, olio di ricino, qualche goccia, il giorno prima di lavare i capelli. Comunque, finiti tutti i prodotti, non ho nulla da mettermi e quindi ho fatto il gel per styling fatto in casa con 4 ingredienti. Favoloso, è qua. È un po' caldo, mi sto ustionando, no, non tantissimo. Il texture è veramente... veramente ottima, va benissimo sia per la pelle, perché anti invecchiamento, anti rughe, potete prenderlo e fargli dei massaggi per il viso, ma soprattutto per il corpo, è una cosa meravigliosa per i capelli. Quindi adesso vado a lavarmi i capelli, questa volta non metto nessuna maschera, vado a lavare i capelli, finito di lavarlo faccio vedere come ho preparato questo gel, come lo applico sui capelli e soprattutto che styling faccio sui miei capelli belli. Buona visione. Se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e soprattutto lasciatemi dei commenti che superano il 3 parole, perché così l'algoritmo vede i miei video, mi aiuta con la monetizzazione, così compro dei croccantini di qualità per la mia bimba, il mio bimbo. Avena, un cucchiaio più o meno. Semi di vino, un cucchiaino piccolo, per odori e profumi non è obbligatorio, io aggiungo qualche foglie di rose, potete mettere la menta se ce l'avete, rosmarino o proprio la buccia del limone, solo per dar profumo. Minuti. Io ci metto olio di jojoba, non tantissimo, 4, proprio un goccio, olio di cocco, ci metto proprio una punta perché non voglio ungere troppo i capelli, ok? Prendiamo la nostra Zir, miscelo il tutto e voilà, il nostro gel è pronto. I capelli ci ho messo un bel po' per pettinarli perché erano secchissimi questi giorni, c'era tanto vento e quindi mi sono seccate tanto. Ne approfitto, faccio una maschera. Questo gel l'ho usato sotto la doccia come l'ultimo passaggio e poi mi sono sciacquata. Lascia la pelle meravigliosa. Adesso cominciamo con il nostro trattamento. Prima di tutto userò questo olio di creatina. Abbastanza bene, lo metto solo sulla punta, il nostro gel. Un altro pochino,
Perché ho scelto questi ingredienti? Perché, prima di tutto perché sono gelosi tutti e due, sia l'avena, che l'avena ha un toccasana per i capelli che non potete capire, sia, guardate, senza neanche usare né styling né niente, guardate come sono, senza far nulla, solamente con le dita, guardate che roba. Super ristrutturante sia l'avena e sia il gel di seme di lino per tutte le ragazze ricce con i capelli secchi, ricci secco, gel di seme di lino, latte di cocco e avena. Sono toccasana. Guardate, cioè, no, guarda che roba! Sono già separati, sono già belli, le onde sono belle. Guarda che roba! Senza fare nulla, sapendo che è così. Gli faccio una passata veloce solo con flexi brush. Guardate. Ok. Proprio, li passo proprio sul bordo. Ok. Voilà, la seconda parte. Separo con le dita. Vado ad applicare il mantenimento del rosso. Stavolta lo metto così. Tampoco. Ok. Ovviamente ci devo andare a fare la passeggiata con Cali. L'outfit sarà nero. Mi si colorano le unghie, questa cosa è rotta. Le unghie dei piedi, tutto rosso. Allora, ok. Adesso separarli. L'ultimo passaggio con il phon. Guardate la pelle. La pelle è di un luminoso pazzesco. Guardate che roba. Cioè, lì vi faccio vedere il finale, come sarà. Bellissimi. A dopo. Sono non secchi di più. Guardate che bel trucco. Ah, manca labbra. Fettissimi. Vi piace? Vi interessa? Vivatevi. Faccio dei video tutorial come mi trucco. Semplicissimo, ci ho messo 10 minuti a truccarmi. Allora, questo qua sono i miei capelli. Sono crush, 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 crush. Andiamo a separarli. Questa tecnica non è che va per tutti i tipi di capelli, o tutti i tipi di ricci.
cercare qua sotto i miei piedi. Aspetta che cercherò la riga giusta e voilà, gli metto questo spray che è consigliato sia quando i capelli sono asciutti che bagnati, quindi gli diamo il tocco. Guardate qua come sono belli, amore, vedi? Ultimamente ho questo ciuffo perché dipende dalla forma della onda. Quando è la onda così i capelli mi cadono, quando la onda è così i capelli mi rimangono dietro, e quindi dipende tanto dalla onda. Un bacione da me, cari gatto che sono sempre la mia compagnia, più grande compagnia. Se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e soprattutto lasciatemi dei commenti, che non vi cambia assolutamente nulla, però per me è tanto, più di tre parole. Un bacione a tutti, vi voglio tanto 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 bene, ciao, alla prossima e buona domenica. Sono sul divano, arrivano loro, lui qua e la mia signorina meravigliosa lì. Guarda che fortunata che sono. Dilli, dilli che fortunata che è la mami, dilli che è fortunata che è la mami, che c'ha queste due gioie, amore mio, sì, un saluto!